Picture yourself in a boat on a river With tangerine trees and marmalade skies Somebody calls you, you answer quite slowly A girl with colitis, go by Buongiorno a tutti e a tutte, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Quarantena. Oggi è lunedì 7 giugno del 2021. Si prospetta una settimana, forse per certi versi più allucinante dell'Illusi in the Sky with Diamonds, pezzo che ha introdotto questo caffè della mattina, mm, visti, insomma, i precedenti, eh, ossia le due giornate in cui non siamo stati presenti con questa rubrica sabato e domenica, insomma, le cose si mettono come di consueto, purtroppo ormai da diverso tempo in una direzione abbastanza difficile. E sicuramente il tema che maggiormente ha tenuto banco negli ultimi giorni è connesso con il razzismo interpretato in maniera abbastanza particolare da alcuni soggetti che si, insomma, vengono sempre invitati, affollano i, i salotti televisivi a cui tutti più o meno siamo costretti ad assistere anche se fortunatamente adesso le restrizioni si stanno un po' allentando però comunque ecco la morte come tutti sapete di, eh, di un ragazzo di vent'anni venuto dall'Etiopia diversi anni fa eh, noto anche perché calciatore eh, di una squadra importante delle giovanili ovviamente data l'età appunto si è tolto la vita a costui Seidere il suo nome e mh, tra le cose che sono state eh, trovate Scritte da lui c'era un esplicito attacco a una società italiana che era cambiata nel tempo, che era diventata progressivamente sempre più razzista. Evento eventualmente evidentemente drammatico che ha colpito un po' tutti e tutte, appunto, anche per le parole che sono state esplicitamente usate, nonostante appunto si sia cercato in maniera non esattamente chiara di smorzare questa polemica, anche perché i genitori del ragazzo scomparso hanno sostenuto che ehm, le cause di questo gesto estremo non siano esclusivamente da a, individuare appunto nella a, radice razzista delle offese che regolarmente lui sosteneva di sopportare sempre più ma volentieri. Ma insomma ha presunti problemi personali. Di certo è che il eh, suicidio, appunto, di Said eh, permette drammaticamente di riflettere su un fenomeno che in troppi, per, anche per ragioni di comodo, fanno finta di dimenticarsi. Eh, non è un caso che anche ieri sono emersi altri due eh, insomma, eh, casi abbastanza eclatanti. Eh, un medico di origine africana aggredita, aggredito dal, da uno dei pazienti che stava cercando di visitare a domicilio proprio per il colore della sua pelle e anche ciò che è accaduto a Pescara lì dove un murale dedicato a Willy Monteiro il ragazzo che è stato ucciso alle porte di Roma da fascisti picchiatori solo qualche mese fa e eh, che proprio in questa settimana saranno mandati a processi, appunto questo Morales dicevo è stato imbrattato di bianco e eh, faccio nostre delle parole che sono state pronunciate da una persona che si occupa di questo tipo di gesti che ha debitato questo eh, appunto questo gesto così profondamente intriso di razzismo e anche di qualunquismo su cui poi il razzismo e il fascismo si basano ampiamente: una progressiva e preoccupante regressione antropologica che sta riguardando non solo noi, ma un po' tutto il mondo del resto, insomma, la fase cerchiamo di interpretarla e non ci stupisce tanto. Così come non ci stupisce il commento politico di Sciacalli come Meloni, che ovviamente ha cercato di mantenere in piedi con un magnifico mh, gioco di cerchio-bottismo di cui lei è diventata progressivamente maestra. La questione, la vedrete tutte qua, tutti e tutte le dichiarazioni, non ci entro. E, mh, così come mh, però è importante almeno oh, nominare l'ennesimo, per, per niente sorprendente, balbettio moralista del PD a 10.000 voci, senza che appunto... Emerga una chiara condanna, come vedremo, che noi possiamo essere appunto quella di classe, tutt'altro, e il governo invece continua a rimanere in silenzio. Dicevo prima: l'errore clamoroso che commettono molti compagni è quello di vedere nel razzismo un qualcosa che provenga esclusivamente dal colore della pelle nel senso che è evidente che la radice almeno apparente è lì, ma le esperienze di Stati Uniti d'America, di Centro America, di Brasile, tanto per dire paesi attraversati non tanto in periodi lontani nel tempo, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti da fenomeni molto pesanti ed evidenti di razzismo, ebbene queste esperienze ci dovrebbero proprio raccontare come la questione cosiddetta del razzismo sia vincolata in maniera indissolubile dalla questione di classe. Lo dicevamo tempo fa attraverso questi microfoni che molti esultarono quando Obama divenne Presidente degli Stati Uniti e per carità fu un momento sicuramente importante, ma in parecchi ignoravano che Obama non era un African American, ossia un negro di origine schiava, bensì una persona di colore che era immigrata e dunque non appartenente a quella classe che, detta dei suprematisti bianchi, dei seguaci di Trump, più in generale di una destra forte e estrema americana, appunto appartenevano alla classe degli schiavi e dunque non potevano avere accesso alle massime cariche, come per esempio quella di Presidente che ha rivestito per due mandati, come sapete tutti, Barack Obama. Dunque è importante ricordare che al di là della questione che colpisce sicuramente dal punto di vista umano tutti e tutte il razzismo è assolutamente funzionale alla frammentazione di classe da una parte e dunque al funzionamento del capitale dall'altro in altri termini e questo è ben chiaro per chi abbia frequentato per esempio una città eh, densa di abitanti di origine africana americana come Washington DC le persone di colore ricche non disturbano nessuno Proprio perché appartengono a una upper class, a una classe importante, il povero di qualunque colore esso sia, diviene, soprattutto se privo di tutela, da demonizzare, da colpire e dunque da sfruttare. Pertanto, razzismo e sfruttamento sono assolutamente due questioni che vanno tenute assieme. Notizia proprio di ieri proviene dalle marche, mh, di solito siamo abituati a farcele pervenire dal meridione, soprattutto dai settori agricoli, ma anche appunto nella provincia di Macerata, in questo caso è stata la CGL a riuscire a captare un gruppo di pastori rumeni che erano stati praticamente, mh, erano mantenuti in stato di schiavitù, diremmo con le parole di Engels, in schiavitù salariata costretti a vivere in condizioni bestiali proprio sul campo dove poi eh, esercitavano per lunghissime ore prive di ehm, pause eh, ovviamente meno che mai fe festività ecco questa attività che andava avanti per 12-14 ore in cambio talvolta neanche di salario ma semplicemente di piccoli pasti da consumare in queste bettole ebbene o immaginerete anche che malattia come la scabbia o cose del genere, purullassero in ambienti così disumani. Non è il primo caso, ovviamente, e purtroppo aggiungiamo noi che siamo costretti a, a, a leggere di questo tipo. Dicevo prima, provengono spesso dal sud, l'avevamo intercettati alcuni anni fa, provenienti dal Casertane riguardanti un'altra un minoranza. In Italia, quella, se non sbaglio, proveniente dallo Sri Lanka, e comunque una persona che ha lavorato molto, un compagno che ha lavorato molto sulla questione e purtroppo ci ha anche rimesso personalmente in termini di libertà e ha intervenuto a volte. Tramite i microfoni di questa radio, Omezzolo ha scritto articoli e continua a coordinare delle azioni che cercano appunto di smascherare delle condizioni che ormai sono diventate, in realtà da sempre, sono, sono sempre state, ecco mi correggo da solo, del tutto insostenibili per chi le vive. Infatti, eh, per ora non si parla più delle maestose bidonville che sono alla base ormai del sistema di sfruttamento nelle campagne del meridione, che si tratti del Foggiano, che si tratti della, eh, delle varie zone della Calabria o anche altre regioni del meridione, ecco la tragedia umana emerge esclusivamente quando c'è qualche morte, come avvenne ricordate tempo fa in eh, concomitanza di un incidente tra due furgoni che trasportavano ammassate come bestie dei lavoratori dei campi che erano stati pagati veramente quattro spicci per effettuare un lavoro spaventosamente pesante al riempendaglio della loro vita che infatti alcuni di loro dovettero abbandonare a seguito appunto del sinistro di cui vi parlavo qualche secondo fa e poi parlano di diseguaglianze, perché questa è l'altra questione che ci sembra importante sottolineare, perché in questa fase di crisi tutti hanno parlato, almeno una volta, di diseguaglianze, di povertà, legando, slegando, ecco in questo caso in maniera chiara, univoca, anche da parte di quelli che si definiscono più di sinistra come Bighetti di cui parleremo, tra un secondo la questione delle diseguaglianze ha appunto anche in questo caso la questione di classe le diseguaglianze senza classe ecco è un tema a cui piace tutti eh, discutere ed è stato il caso appunto dicevo prima dell'economista francese citato più volte anche in questa rubrica Pichetti che è intervenuto criticando in maniera abbastanza forte l'accordo di cui parlammo alcune settimane fa ehm, che era emerso in sede G7 e che parlava di una tassazione minima per i giganti del web a cui proprio ieri Google e Facebook hanno dato l'ok, ok, ci mancherebbe altro, l'avevamo detto che era un qualcosa di profondamente offensivo, tassare al 15% come tassa minima i profitti di questi colossi, considerando le tassazioni insomma, anche dei lavoratori dipendenti più poveri, che sicuramente alla marginale eccedono eppure di parecchio questa cifra immaginate l'IRES sulle piccole e medie imprese italiane è più alta insomma um, al di là della questione che insomma, fa inquietare molto ma non esaurisce la questione delle diseguaglianze perché ripetiamo ancora una volta la radice delle diseguaglianze avviene esiste proprio nell'esistenza delle classi e dunque è presupposto del sistema di capitale è presupposto posto quindi lo è Ragione, ma neanche conseguenza e quindi, insomma, cercando di mettere nell'obiettivo questi grandi capitali, da una parte, giustamente, si cerca un po' di obnubilare quella che è la radice fondamentale di queste disparità, che rimarrà sempre tale sino a che il modo di produzione, così come è inteso oggi rimanga in piedi. Ecco anche Zuckman, un altro oh, famoso economista, ha sempre che ha lavorato spesso su tassazione, diseguaglianza e distribuzione di reddito anche in ambito sovranazionale, Banco, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, ha fatto i calcoli e ha fatto emergere che solo in Europa una tassazione del genere potrebbe far perdere circa 150 miliardi di euro, forse qualcosina di meno. Se si considera appunto che una tassazione del 25%, che è una proposta che appunto lo stesso economista ha fatto, potrebbe essere tranquillamente più in linea con i sistemi di tassazione che interessano invece le piccole e medie imprese, per esempio come ho detto prima, e anche tutti i lavoratori dipendenti. Dalla stessa stima, per l'Italia immaginate che in un anno guadagneremmo il 2,7% come casse statali. 2,7 mi, scusa, miliardi di euro, con il 15% di tassazione, con il 25% che la proposta Zucpan arriveremo a 11,1 miliardi di euro. Ebbene, viene da dire in una fase in cui tutti lamentano le potenzialità esplosive di un debito cresciuto a dismisura, proprio non solo, ma in gran parte appunto per i DL sostegni, i recovery fund, eccetera. Viene da pensare che dietro questa proposta insomma, ci sia qualcosa che vada nella direzione che abbiamo sempre detto, ossia favorire ancora questi colossi nella tendenza appunto a una eh, sempre minore concorrenza e sempre maggiore concentrazione di capitale nelle loro mani. E Draghi e Gentiloni gridano addirittura: ora c'è bisogno di più equità. Beh, anche qui insomma, sembra che ci sia una presa in giro, se non sapessimo costoro chi sono, da dove vengono e che obiettivo abbiano nelle loro funzioni. Per quanto riguarda le prese in giro e anche sul Covid tanti tentennamenti fanno un po' pensare che la situazione sia mh, non esattamente sotto controllo. Sebbene i dati eh, migliorino, mh, però sembra assistere a un copione molto prossimo a quello del 2020, in cui una volta iniziata la discesa Grazie prevalentemente alla campagna vaccinale, tutti si dimenticano di ciò che è avvenuto prima. Che lo faccia la gente che è rimasta tappata in casa e ha avuto mille problemi e magari non ha avuto lavoro è anche normale. Che lo facciano le istituzioni, tutte è molto grave da questo punto di vista. In chiusura di questo caffè della mattina, ci sembra molto importante ricordare come per quanto riguarda la ricerca. Ecco, L'Italia sembra non superare un um, diciamo esatto, uh, adeguato tracciamento dei genomi e sembra infatti che solamente lo 0,7% dei genomi sono stati sequenziati. Questo, in parole povere, significa. Che non viene fatta una ricerca adeguata, come del resto avviene anche in altri paesi, anche meno diciamo, ricchi mh, di strutture e, e anche di denari più in generale in termini di PIL, perché rinunciando a questo tipo di ricerca, anche qui si commette un errore. Madornale come quello già fatto nel 2020, in cui tutto sostanzialmente fu sospeso per 3-4 mesi per permettere alla vita di tornare per, una per un periodo molto limitato a una parvenza appunto di normalità. Ebbene, rinunciando a questa operazione di ricerca, a un investimento serio su queste ricerche, si rinuncia a cercare eventuali varianti che possano scoppiare proprio nel nostro paese. Non dimentichiamo. Appunto che solo la ricerca in questo ambito può tenerci a riparo da, secondo alcuni, inevitabili recrudescenze virali, magari non necessariamente connesse a questo Covid, a questo virus che abbiamo conosciuto, bensì ad altri che, e questa è una questione ormai condivisa da molti virologici epidemiologi, si stanno diffondendo. Speriamo che con una capacità più diciamo di diffusione inferiore eh, in tutto il mondo. Bene, io prima di salutarvi vi ricordo che questo caffè della mattina verrà inviato anche trasmesso su geminetwork.it a partire dalle ore 11:30 e vi do appuntamento alla rubrica pomeridiana di Plus Lavoro e prima di lasciarvi, come di consueto, vi auguro una ottima settimana e un buon proseguimento di giornata.